le sentenze che ci hanno cambiato la vita raccontate dai giudici costituzionali. Così, progressivamente, dottrina e giurisprudenza, alquanto in ritardo devo dire, prendevano consapevolezza che la informazione non era solo espressione di un diritto di libertà, la libertà di informare, ma era anche esercizio di un potere sociale e quindi di un potere politico. Dall'articolo 21 della Costituzione sulla libertà di pensiero al pluralismo delle voci sancito dalla Corte Costituzionale, il giudice Augusto Barbera racconta la lunga storia della libertà di informazione nelle decisioni della Corte, tra cui la 420 del 1994 sulla legge Mammì. Il concetto di ambiente è stato a più riprese implementato dalla giurisprudenza della Corte di ulteriori significati. Il punto di partenza è stato quello di attribuire un carattere innovativo alla difesa e alla cura del paesaggio, costituzionalmente sancite dall'articolo 9 della Carta fondamentale. Il ruolo decisivo della consulta sulla tutela dell'ambiente nelle parole del giudice Angelo Buscema. Con questa sentenza la Costituzione, che per anni era stata considerata una questione di rapporti fra cittadino e Stato, entra invece dentro la vita delle persone, nei rapporti fra cittadini, e facendo questo rivoluziona anche il diritto privato, che era sempre stato considerato una questione patrimoniale, invece entra la persona nei rapporti fra privati. Il riconoscimento del danno biologico nella rivoluzionaria giurisprudenza della Corte Costituzionale, la giudice Emanuela Navarretta ripercorre questa storia. I figli dunque sono tutti uguali, figli di coppie sposate e non, figli adottivi per adozione legittimante, figli adottati per adozione in casi particolari, essi hanno tutti pari diritti e uguale stato giuridico, tutti uguale integrale inserimento nella nuova famiglia adottiva. Le parole del giudice Filippo Patroni Griffi per raccontare la sentenza 79 del 2022 che completa il mosaico della tutela dei figli. La libreria dei podcast della Corte Costituzionale, la nuova serie sulle sentenze che ci hanno cambiato la vita ogni venerdì sul sito e sui canali social.